Cazzo! Al... Oh. Allora guaioli, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovissimo video, nonché nuovo episodio, secondo episodio di Riflessioni, la nuova serie per analfabeti degli NSG Infinity. Sigla! Molto bene, questo è un video risposta al video riflessione trattino S, questo sarà video riflessione 2.0 trattino L. Molto bene, molto bene, molto. Che è successo? È successo che quella fava di Samuele, quella fava perché? Perché ormai sì, no, cioè, si sa da tutti che è una fava. Dice che ora non me lo ricordo nemmeno, ma io tanto sto video lo fa lo stesso. Ah! Vi ricordo a buon cuore che la seguente notizia, la seguente. Tra un po' uscirà il seguito di Bucaioli ce le paste in firme, Bucaioli le son fresche, da parte del nostro canale YouTube preferito Toscana Maremma Maiala, sempre affetti con loro, sono i pezzi meglio. Insomma Nacchi, chi ci racconta? È passato un po' di tempo, gli è vero, però siamo stati inattivi, anche perché per quanto mi riguarda non è che mi fosse passata la voglia di YouTube di fare video in generale, però è stato un periodo fino ad ora che non mi sono sentito stimolato, anche perché come dire, anche gli altri Samuele e Gabriele hanno avuto molti impegni, e anch'io sono stato parecchio impegnato con la scuola, tante minchiate, e sì che è andato a finire Ganzi che mi è passata la voglia per un periodo di tempo. Va bene, passare la voglia per un periodo di tempo. Però siamo tornati qui con... Siamo tornati con furore dalla Cina, precisamente dalla Cina, da Wuhan, ai banco di pesce, dove si è preso il Covid. Anche se noi purtroppo ancora non l'abbiamo... Mi è scappato, scusa, non è il momento di fare black humor, anche perché sarebbe un po' troppo black per i miei gusti. Che nulla, è vero, noi siamo tornati più contenti di prima. Sì, non andremo su Twitch perché comporterebbe lo stare su uno stesso gioco per troppe ore consecutive, il che ci farebbe venire due palle come Giove e Saturno, e intendisi. È vero, non ci sarebbe più l'editing, quindi servirebbe meno tempo per portare contenuti, ma allo stesso tempo i contenuti sarebbero diversi, non sarebbero elaborati, non si potrebbero fare scene molto divertenti come le facciamo tuttora, anche se effettivamente le scene più divertenti si vedono nei vlog, e questo lo riconosco perché sì, per forza di cose, cioè si dice troppe minchiate, cioè se volete fare un riassunto del video che porto io, qualsiasi video che porto, è mirato a contenere il 95% di tutto ciò che dico, equivalente ad una minchiata. Minchiata grossa o una casa. Ho fatto pochissimi video seri per quanto mi riguarda. Forse 2 su 100 che avrò pubblicato sul canale, 2 su 100, ma forse anche meno. Uno. Tralasciando i vlog, che non scherzo, quelli sono ancora peggio. Comunque, tralasciando queste minchiate, io mi ero preparato un discorso. Mi ero preparato un discorso che ovviamente non leggerò, anche perché è una minchiata anche questa, visto che non ho preparato nessun discorso. Questo comunque è un video risposta a quella fava di Samuele, che dice, no, dipende da gusti, no? Ma come fa a dire, come dire, quello lì che a me mi garba editarmi, io edito perché mi garba editare. Come dire, anche gay lo pigliano perché gli garba pigliarlo, ma che discorsi sono? Non puoi dire... Cioè, è ovvio, quindi che importava fare una specificazione di genere, Samuele? Poi una cosa, Ganzo. Il microfono, un secondo. Ganzo, te il microfono, quando tu fai brocchi, innanzitutto tu c'hai un coso della sega di un metro e mezzo, ma lo sai, ma l'ha visto, non ti va? Qui dai una popò di pia, ti ci va. Ganzo, non è normale. No, bisogna sistemarla questa cosa, bisogna sistemargliene, ma sistemargliene. Quindi questo è stato un video parecchio corto, ma va bene così perché effettivamente fa parte di questa nuova serie degli analfabeti, quindi è giusto che sia così.
Io spero che questo video cazzara, ulteriore cazzara, estrema cazzara, cazzara di poco se non nulla, vi sia garbato. Vi lascio con quale video, io non ne ho la più pallida idea. Io vi prometto che giovedì uscirà un nuovo episodio della Vanilla di L, che ovviamente non ho ancora registrato, tanto meno editato, perché non c'è il video, quindi non l'ho registrato, quindi non lo posso aver editato. E ho detto solo giovedì, quindi potrebbe essere giovedì 31 come giovedì 7. Giovedì 31, venerdì 1, sabato 2, domenica 3, lunedì 4, martedì 5, mercoledì 6, giovedì 7, giovedì potrebbe essere giovedì 7, come potrebbe essere giovedì 14, come potrebbe essere giovedì 28, come potrebbe essere giovedì 28, giovedì 20, aprile, quanta cena? 30, 30 cena aprile, no? Dico bene, non dico giù, cena 30, no? 28 aprile è giovedì 28, giovedì 28, venerdì 29, sabato 30, domenica 1, lunedì 2, e martedì 3, mercoledì 4, giovedì 6 e giovedì 6. Potrebbe essere uno di qualsiasi di questi giorni, ovviamente, spero di no, anche perché sarebbe una perdita di tempo abbastanza ingente, no? Quindi io vi lascio con riflessioni 2.0, anche perché non lo so, effettivamente questo video farà passare lo scorso video serio di Samuele serio. Scusate, mi è da ridere. Niente, comunque spero che questa nuova playlist, metteremo ovviamente queste playlist in video per analfabeti, speriamo vi sia piaciuta veramente veramente tanto, anche per, non lo so, farsi rivedere un pochino, di un po' di tempo, se si cincischia, capito, anche lì. Quindi io spero vi sia garbato, noi ci vediamo nel prossimo episodio e io vi saluto, buone!